ci sono due strutture. Una è la Kuiper Belt, cioè la cintura di Kuiper da cui vengono è più vicina a noi. È sostanzialmente dove Plutone si ritiene faccia parte della Kuiper Belt. E ci sono gli asteroidi e rocce da cui si pensa siano originate le comete di periodo breve, come per esempio la cometa di Halley, se non dico sciocchi. La nube di Oort è molto più lontana, essenzialmente si trova nello spazio interstellare, a metà strada tra noi e Alfa Centauri, ad esempio, ha una distribuzione sferica ed è popolata da miliardi, miliardi, è immensa, di ciottoli, rocce, oggetti che non hanno formato pianeti o fanno parte di sistemi solari, e da lì si pensa si abbiano origine non solo le comete, gli oggetti che minacciano la Terra, sempre nel romanzo di Massimo, ma anche le comete a lungo periodo come la Hyakutake e la Lemur.